Ciao Jessica. Ciao, Calogero. Come stai? Bene, Bene, tu? che si dice nella mia amata Sicilia? Che Cosa? si dice nella mia amata Sicilia? Tu lo sai meglio di me. Io mi manca, è che tanto che manco dalla Sicilia, eh? Chissà dire. E chi t'ha dire? Che mandiri, chissà, c'è cose belle. Vabbè. Allora, Jessica, stasera facciamo l'ipnosi regressiva. Finalmente ce la facciamo. Finalmente. Dopo 4-5 tentativi falliti per una Beh. ragione o per l'altra, no? Ok. Esattamente cosa andiamo a toccare con questa ipnosi regressiva? Un po' tutto. Un po' tutto. Che paura ne fai? Cioè? Niente, praticamente dei blocchi che cioè, sento che ho dei blocchi. E poi per rispondere a delle domande che mi sono sempre fatta. Ok, quando mi parli di blocchi, esattamente a cosa ti riferisci? Tanti Quando senti il blocco? su tutto, su ho troppa timidezza. Sull'affrontare le cose, sono ansiosa, cioè tutte le cose negative ce le ho tutte io. Appuntando timidezza, ansia, Insicurezza, gelosia, insicurezza, gelosia. bassa autostima, insomma, un po' di tutto. Incertezza, quando mi fanno delle cose ci sto malissimo. Se non lo so, se mi capita una cosa brutta, cioè la è come se avessi un trauma, la vivo pesantemente, cioè proprio pesantemente, non la pinna alla leggera che subito mi passa, no, Ok. come se avessi, che so, 50 anni. Ok. Altro? Sì, a volte è come se avessi l'impressione che io fossi diversa. Cioè che nessuno mi capisce, che non lo so. Che non riescano a capirmi le persone. Perché sono diversa. Forse sono troppo sensibile, non lo so. E penso che la mia sensibilità è per questo che faccio tanti sogni. Anche a volte premonitori. Tu sai, il fatto del sogno, quello che mi è apparso la sagoma di luce, sogno per dire Gesù sulla nuvola, oppure mi sogno spesso a mio cugino, che mio cugino è morto un anno fa. Mi sogno spesso a mio cugino, insomma. Come si chiamava tuo cugino? Enzo. Quanti anni aveva quando è morto? L'età mia. Cioè? Quando è morto aveva, aspetta, 20, 21, 21, sì, 21, 20, 22, 21-22. E mi è apparso in sogno subito dopo l'incidente. Come è morto? Un incidente stradale col motorino, l'hanno investito. E prima mi ero sognata, un mese prima forse, mi ero sognata mia nonno che mi veniva in sogno e mi faceva vedere praticamente lui, cioè mio nonno che era a terra, come è morto mio cugino, che era tipo nero in faccia ed era nella casa sua di mio cugino, messa a terra. Cioè praticamente per indicarmi che sarebbe morto mio cugino nell'incidente stradale. Infatti poi quando è morto l'ho capito subito, ho avuto un flash, ho detto allora era per avvisarmi. Un mese prima? Beh, Sì. altro? Niente, ho fatto quello della sagoma di luce che non ho capito.
Senti, un sogno importante, molto importante? Molto importante no, però sono tutti strani. Cioè, non è che sogno magari di cadere dal vuoto, magari sono sogni questi che fanno tutti. Io sogno cose strane. Sogni strani. Per dire, mi sono sognata che avevo nel polso delle cicatrici con delle forme strane, tipo cuneiforme, non lo so. E una persona mi diceva, sei stata scelta, non so da che cosa. Poi l'ultimo sogno che ho fatto è stato quello dei serpenti, che c'erano 10 serpenti che mi volevano aggredire. Non so perché. E io praticamente li schiacciavo, aprivo sullo sportello e li schiacciavo. Va bene, ok. Ah, poi mi sono segnata un'altra. Quanti sogni ho fatto? Manco io lo so. E poi mi sono sognata che avevo per 2 volte. La prima volta che avevo tipo 2 ciste. Tipo 2 ciste qua nell'utero, vicino. E siccome poi non mi sono andata a controllare, io non mi sono più andata a controllare, mi sono sognata che non potevo avere figli. Che non potevo avere figli, un altro sogno questo. Vediamo, qua c'è un sacco di roba, eh. Oh, e Però ci ancora ce fermiamoci n'è, ma mi fermo qua. qua per adesso perché se no non ci arriviamo. Sì. Vediamo intanto Sono se esce. sognata poi un'ombra nera che mi voleva spaventare, quest'ombra. Ma questo è tanto, è tanta roba. Vediamoci a poco Tanti sogni. a poco. Va bene, ok. Allora, quando sei pronta, Jessica, partiamo. Cominciamo. Ok. Chiudi gli occhi e ascoltami. Tu mi senti bene? Adesso la prima fase, come tu sai, è la fase che porta al rilassamento del corpo. Quindi io adesso ti parlo, conto verso il basso, da 10 a 1. E il tuo corpo lentamente si rilassa. Vedo che hai il computer sulle gambe, Sì, devo spostarlo. no? Sarebbe meglio se l'appoggiassi in un punto più fermo, anche sul letto stesso. Prova. Spostate un pochettino, ma. Sì. No, ora appoggiare il PC. Ah, con la copertina. Ok. A posto. Quindi adesso io conto verso il basso, conto da 10 a 1 e lentamente il tuo corpo si rilassa. Lentamente. 10. Puoi sentire il corpo rilassarsi lentamente ad ogni mia parola. Ogni mia parola ti porta sempre più giù in uno stato di rilassamento profondo, lentamente. Puoi anche sentire il tuo corpo appesantirsi ad ogni respiro, ad ogni tuo respiro. Puoi sentire il tuo corpo appesantirsi lentamente dai tuoi piedi.
Senti i tuoi piedi. Pesanti. Ad ogni parola che dico, li senti sprofondare sempre di più nel letto, lentamente. Adesso puoi sentire anche i tuoi polpacci e le tue ginocchia appesantirsi sempre di più. E ad ogni parola li senti andare sempre più giù, verso il basso. Sprofondare adesso puoi sentire le tue cosce e il tuo bacino farsi sempre più pesanti. Adesso tutta la parte bassa del tuo corpo, le tue gambe sono pesanti. La sensazione è molto piacevole, ti senti tranquilla, serena, piena di pace, comoda. Rilassata, ad ogni respiro sempre più in profondità, sempre di più. Adesso puoi sentire la tua schiena appesantirsi sempre di più. Puoi sentire ogni singolo muscolo della tua schiena farsi pesante, sciogliersi. Ogni anello della tua spina dorsale sempre in profondità, pesanti.
La sensazione è stupenda, meravigliosa. Stai comoda, sei tranquilla e senti una sensazione di benessere lungo tutto il tuo corpo, dalla testa fino ai piedi. Benessere. Adesso puoi sentire il tuo petto scivolare verso il basso, pesante. Ed anche il tuo addome, il tuo ventre. Vanno sempre più giù. Sempre più in profondità. Vai sempre più giù. Adesso senti le tue spalle appesantirsi, appoggiarsi comodamente nel letto. E le tue braccia e le tue mani comodamente pesanti. Si appesantiscono e sprofondano nel cuscino lentamente, tranquillamente. La tua testa si fa pesante. Comodamente, molto comodamente, affonda nel cuscino. E i muscoli del tuo volto si rilassano. Adesso tutto il tuo corpo è rilassato, sprofondato, appesantito, comodo. Adesso, prima di cominciare, ti faccio un paio di domande e le tue stesse risposte ti mandano sempre più giù, ogni volta sempre più giù. Adesso dimmi, Jessica, in questo momento, la tua testa, la tua mente si è svuotata o stai pensando a qualcosa?
Adesso no. Da questo punto partiamo e ce ne andiamo via. Prima andiamo a uno dei tuoi tanti sogni. Uno. Lasciamo che la tua mente ne scelga uno. Lasciamo che tu stessa ne scelga uno. Io conto da 1 a 3 e al mio 3 mi dici in quale sogno sei entrata, un sogno che hai già fatto. Questo momento senti di essere da sola o con qualcuno in questo sogno. Da solo. Posto caldo o freddo? Caldo. È giorno o no? Giorno. Cosa sta succedendo? Mi sto ricordando l'ultimo sogno che ho fatto, che è quello più recente. Che è quello? Più recente. Più recente, bene, dimmi cosa sta succedendo. Cioè, io non è che vedo niente, che sto ricordando. Va bene così. Questo sogno. In che luogo sei? È Vicino a casa mia. Aperto. un posto all'aperto o chiuso? Guardati attorno, descrivimi il posto. Siamo su una strada. Con chi sei? È seduto accanto a me. Tu come ti senti? Cosa? Come ti senti? Bene, però poi all'improvviso mi spavento. Vai al momento in cui ti spaventi. Sì. Perché sei spaventato? Perché ci sono tutti questi serpenti che ci vogliono attaccare? Quanti serpenti sono? 10 forse. Da dove vengono? Non lo so. Che serpenti sono? Sono tutti uguali? Sì, tipo cobra. Sono tutti uguali? Ce n'è uno che è più grosso di tutti, che è quello di fronte a me, praticamente nella strada. Questo più grosso di tutti, Sì. uguale agli altri, come forma. Forse gli altri sono più piccoli. Lui è tipo un cobra proprio. Vai un po' più avanti in questo sogno e dimmi cosa succede.
Anzi, facciamo un'altra cosa. Jessica. Sì. Adesso noi interagiamo con il sogno. Ti spiego. Adesso io ti dirò di fare delle cose e tu le fai. Ti dirò di dire delle cose e tu lo dirai. In base a quello che dici e in base a quello che fai, mi dici come si svolge il sogno. Il sogno può essere modificabile, è un'attività dello spirito. Può essere modificata in qualsiasi momento. Tutte le risposte che io cerco arrivano alla tua mente come se tu stessa le pensassi. Per esempio, chiedi a questo serpente che è davanti a te come si chiama e la prima cosa che ti arriva in mente me la dici. Devo dire la cosa che mi viene in mente? La prima cosa che mi viene in mente? Lennox. Lennox, Lennox. Lennox, con L di Livorno? Sì. Chiedi a Lennox perché davanti a te sta cercando di attaccarti. Da dove viene Lennox? Sottoterra. Gli altri serpenti chi sono? Amici. Amici? E perché sono lì con lui? E Perché lo aiutano. aiutano a fare cosa? Ad attaccarmi. Perché vogliono attaccarti? Perché sono debole. Una volta che ti avranno attaccata, cosa sperano di ottenere? Si sentono lusingati. Boh. Adesso io conto da 1 a 3 e noi andiamo a un altro sogno. Un altro, quello che la sceglie la tua mente. Sei. In camera mia. È giorno o notte? Si vede tipo uno spiraglio di luce, però non lo so, cioè nella finestra, però non lo so, forse è giorno, sì. È un sogno o un ricordo? Entrambi. 21, 20. In questo momento, in stanza, chi c'è con te? Mia sorella che dorme. Tu stai dormendo? Sì. Vai avanti e dimmi cosa succede. Che all'improvviso mi vedo fuori Fuori dove? dal corpo. Da che punto ti stai guardando? E in alto a sinistra. E tu in che posizione stai dormendo? E sono girata a destra, che dove di lato, che dove verso il muro. Adesso, mentre ti guardi dal soffitto,
cosa succede? Cioè, praticamente io ricordo che mi giro e cioè, per un attimo mi sono vista fuori e mi sono girata e ho visto me che dormivo. Un attimo dopo mi sono girata e ho visto questa sagoma di luce, tipo simile al sole, gialla. Questa sa... Era proprio sagoma di persona. A Questa sagoma dov'è? In che punto della stanza? sinistra. Cioè, Che forma? praticamente io sono nel letto, poi ci sono io che sono uscita e poi accanto a me, a sinistra, c'è questa sagoma. Che forma ha questa sagoma? Rotonda però a forma di persona, allungata. Chiedigli chi è. Chiedigli cosa vuole da te. Proteggermi. Come si chiama? Avanti in questo ricordo e dimmi cosa succede. Che mi sveglia, mi appoggia le mani sul mio corpo e mi strattona e mi sveglio di botto. E praticamente io ero fuori, sono ritornata dentro il mio corpo. Continua, che succede? E quando mi sono svegliata, cioè me lo sono ricordata questo fatto. In cui ti strattona è il momento in cui ti svegli. E mi strattona proprio forte, che io mi sveglio. Sì. E Torna un po' indietro nel tempo e chiedi a questa sagoma perché ti strattona. Perché svegliarmi. vuoi svegliarti? Perché ero tipo in pericolo. Perché eri in pericolo? Perché ero fuori dal corpo. E qual era il pericolo che correvi? Perché Che potevo morire. potevi morire? Perché la mia anima non poteva andare più nel mio corpo. Perché la tua anima non voleva entrare nel tuo corpo? Non poteva. Perché non... Chiedi a questa sagoma chi è. Digli che tu vuoi sapere chi è. Il mio angelo custode. Come si chiama? Aaron. Da dove viene Aaron? Dal cielo. Esattamente da dove? Dal cielo. Me lo visualizzi, digli di mostrarsi, di farsi visualizzare. Come lo visualizzi? Bella. Bello. Melno? Bello, sì. Ah, bello. È un ragazzo? Sì.
Umano? Cosa? Umano? Sì. Come vestito? Bianco. Cos'è, una tunica? Ok. Una specie. Adesso io conto da 1 a 3. E al mio 3 tu entri in contatto con tuo cugino Enzo. 1, 2. Cosa senti? Mi vuole bene. Chiedi a tuo cugino se sta bene. Sì. Chiedigli dove sta adesso. In alto. Chiedigli se è felice. Sì. Il posto dove si trova, com'è? Digli. È felice però tipo qualche cosa che tipo la tormenta, non lo so. Andiamo a vedere cos'è. Adesso di a tuo cugino Enzo di trasmetterti telepaticamente il ricordo di quell'incidente. Lo stai vedendo. Sei lì. Dimmi cosa vedi. La mia mente non vuole vederlo. Non vuoi vederlo. No. Cioè, vedo solo un attimo prima che lui è nel motorino contento, felice. Non guardare, non voglio che tu veda il momento dell'incidente. Voglio che tu guardi, veda, il momento prima dell'incidente. Puoi fermarti in qualsiasi momento tu vuoi. Dobbiamo cercare di capire se lì c'è successo qualcosa che tormenta tu. O che è rimasto bloccato in quel momento così delicato. Dimmi cosa vedi. Il suo tormento sono i suoi genitori. Perché Perché? vogliono che siano tipo sereni. Questo è. E nei sogni, siccome vedo sempre la mia casa, siccome sono un'altra cosa ora, lui tipo mi fa vedere sempre quella casa, per questo tutti i miei sogni sono la maggior parte ambientati nella casa quella di là. È Quindi, oh, come se vuole che io aiuti sua mamma. Ti può stare vicino, va? prima di tutto dobbiamo aiutare tuo cugino a stare sereno, a tranquillizzarsi, ok? Sì. Lo vuoi? Cosa? Lo vuoi aiutare? Certo. Dobbiamo andare un attimo al momento della sua morte. Non guardare l'incidente, guarda solo dopo l'incidente. L'incidente è già avvenuto. Guarda l'immagine e fermala nel tempo. Guardala da qualsiasi punto tu voglia e dimmi cosa vedi. Adesso mi riviene in mente un altro sogno che ho fatto, che ho visto. È tipo una persona morta coperta con un, tipo
tipo telo, lenzuolo giallo. Sotto questo lenzuolo che c'è? Invece. Rimani su questa scena e descrivimi cosa succede, chi c'è, come avviene la scena. Mio cugino è stato tantissimo tempo ad aspettare la dobolanza. Tantissimo tempo. Per quanto tempo è rimasto in Oh vita? no. Ah, quanto tempo è? Quanto tempo è rimasto in vita al suolo, sull'asfalto, dopo l'incidente? Praticamente l'hanno messo 2 volte. È morto forse nelle braccia di un ragazzo, però non subito subito, forse dopo un minuto così. Hai detto l'hanno investito 2 volte. Guarda Sì. la prima volta che lo hanno investito. Cosa succede? Cioè, la mia mente è come se rifiuta e dice no, tu non la devi vedere. Va bene così. Guarda Non lo voglio vedere, dico. la seconda volta che lo hanno investito. Cosa vedi? Una macchina. A Perché lo ha investito per la seconda volta? Lui dov'è? È terra. subito dopo l'incidente col motorino? Sì. Cosa succede? Raccontami la scena. Che lui praticamente quando l'hanno investito la prima volta era sveglio. No, era, cioè era. Aveva capito che aveva fatto l'incidente, però era sveglio, aveva gli occhi aperti. E la seconda volta poi. L'hanno messo sotto. La macchina non l'ha visto. No, vedo che lo frenano, però andavano troppo veloci. Dopo che lo investono per la seconda volta, questa macchina si ferma o prosegue? Prosegue. Riesce a capire che macchina è? È lunga, però. Che colore Non è scura. Non è nera. Due. è? Quante persone ci sono in questa macchina? Giovani o anziani? Non tanto anziani, mezza età forse, un po' più Riesce giù. a vederli in faccia? Riesce Sì. Non proprio, vedo la carnagione che è più scura. a vederli in faccia? Riesce a vedere la targa? Cosa? Riesce a vedere la targa? P1, 0, poi non lo so. P1 0 TP. TP 1 1, 0 0, 2, poi non lo so. Concetto. Guarda. Cosa? Guarda bene la targa, avvicinati un po' di più. Riesci a leggere il numero?
Ma già si sa comunque chi l'ha investito, non è, non si sa. Adesso guarda il corpo di tuo cugino e dimmi, nel momento in cui il suo spirito esce dal corpo, dimmi cosa vedi, cosa succede, cosa fa, dove va. Non lo vuole lasciare, tipo Da che parte del suo corpo esce? dall'alto, cioè tutto si leva. E rimane fermo a mezz'aria? Cosa Sì. gli impedisce di andare La sofferenza che c'è intorno a lui. via? La sofferenza dell'incidente? Delle persone, Quali persone? quelle che erano attorno, che vedevano l'incidente. Andiamo avanti nel ricordo finché il posto dell'incidente ritorna alla normalità. Segui il ricordo, segui lo spirito di tuo cugino Enzo e dimmi dove va, cosa fa. È come se non se n'è andato subito, nel senso che prima ha visto il posto dove poi è stata fatta il suo ricordo. Lì, in quel posto, cosa lo trattiene lì? E sua mamma, sua mamma. Cos'è che lo trattiene lì con sua madre? Cioè, è come se lui mi dice tipo che devo andare da sua mamma a confortarla, questo è. Infatti, se tu ci. C'è una coincidenza, che praticamente sua sorella si deve sposare quest'anno, e giusto giusto il matrimonio cade il giorno in cui io faccio il compleanno, il 1º luglio. È una coincidenza, però non lo so, è come se. Come se sono delle coincidenze che lui mi vuole fare capire. Adesso gli fai capire tu una cosa a lui, Sì. Jesse. Devi dirgli che questo stare attaccato a sua madre non gli permette a lui di stare bene e fa stare male anche a sua madre. Diglielo e dimmi cosa ti risponde. Lo sa. Allora, se lo sa, perché non stacca questo legame e continua lui per il suo processo e lascia proseguire in pace sua madre nel suo processo? Perché? L'ha fatto solo che è il suo pensiero. Allora, non l'ha È fatto. come se. Adesso aiutalo tu, Jessica. Adesso dimmi dove vedi Enzo. Lo vedi nell'oscurità o nella luce? Nell'oscurità. Esattamente cosa vedi? Lui e poi il voi. Adesso di a tuo cugino Enzo di guardarsi attorno, perché attorno a lui, da qualche parte, c'è una via d'uscita. Una via d'uscita che lo porta via, lo libera dalla materia.
dalla sofferenza. Chiedigli di dirti dove la vede. Mi dice aiutami tu. Prendilo per mano. Sei lì con lui? Guarda tu, Jessica. Dimmi dove vedi questa via d'uscita. Davanti. Come la vedi? Rotonda. Avvicinati verso questa via d'uscita, tenendo per mano tuo cugino, accompagnandolo verso questa via d'uscita. E quando sei lì davanti con lui me lo dici. Sì. Adesso è lì, esattamente cosa vedi? Che io pongo la mano verso di là. Verso Di una cosa. Dove? questa luce. C'è una luce dall'altra parte? Di fronte, sì. Accompagnalo dentro la luce. Se vuoi puoi entrarci anche tu, momentaneamente. Non è un problema, puoi farlo. Non è assolutamente un posto proibito, anzi, tutto il contrario. Quando siete tutti e due nella luce, Sì. come ti senti lì? Bene, però è come se non ci dovrei stare. Chiaro, non è il tuo momento. Sei solamente andato lì ad accompagnare il tuo cugino. Chiedi a tuo cugino come si sente lì. Bene. Chiedigli se vuole rimanere lì o se vuole ritornare dove era prima. Sì. Sì, cosa? Che mi ha abbracciato. Cioè che vuole rimanere lì? Prima Sì. di andartene, Jessica, prima di lasciarlo lì, aspetta un attimo. Aspetta di vedere qualcuno che viene a prenderlo. Qualcuno che viene per tuo cugino. Enzo. Vedo solo una mano che lo porta via e basta. Chiedi a Enzo di chi è questa mano. E una mano bianca, trasparente, tipo. Di chi è? Lo conosci? Chiediglielo. No. Bene, capite. Saluta Enzo. Sì. Lo vedi che Enzo è andato via per la sua via? Me lo dici e torniamo indietro. Ok. Adesso torna indietro, Jessica. E dimmi dove ti trovi adesso. Dove sei andato? Sono uscita. Dove sei? Nell'oscurità pure Cosa ci fai nell'oscurità, Jessica? io. E perché sono ritornata indietro? Tu non devi stare lì nell'oscurità. Vabbè, adesso ci pensiamo noi, eh? Allora, adesso guardati dall'esterno, Jessica, e dimmi come ti vedi. Impaurita, tipo. Boh. Chiaro, ecco, vedi dov'è l'oscurità? Prima cosa, la paura. Adesso guardati dall'alto, e quando ti stai guardando dall'alto me lo dici. Sì. Adesso dimmi, Jessica, dove vedi la tua paura? In che parte del tuo corpo si è localizzata?
Quasi tutta. Bene. Questa è paura. Cosa ha provocato nella tua vita? Quali fastidi? Tristezza, mal di pancia, mal di testa. Tu sai che puoi prenderla tutta e buttarla via in un attimo. Lo sapevi? No? Adesso lo sai e lo puoi fare. Tu sai che la paura, come qualsiasi altro sentimento, bello o brutto che sia, è una creazione nostra. Attraverso la nostra volontà maneggiamo l'energia. I sentimenti sono energia. E tu hai creato la tua paura. Così come l'hai creata, puoi distruggerla, modificarla, farne quello che vuoi. Adesso dimmi, Jessica, cosa vuoi farne della tua paura? Mandarla via. Prendila, quindi, la togli dal tuo corpo, la estrai e la butti via, finché non si disintegra, finché non la vedi più. Tutto fuori. Cosa succede? È come se la ciotolassi. E poi la mando via dal piede. Quando non la vedi più, Sì. adesso guardati, guarda il tuo corpo e dimmi come lo vedi. Giallo. E questo giallo che cos'è? Un sentimento? Purezza. Insicurezza? Purezza. Purezza? Come ti senti? Insomma, così è così. Guardati e dimmi se c'è ancora qualche ombra, c'è ancora qualcosa nel tuo corpo. Nella somma. Cosa c'è nello stomaco? Una ghetta grigia, boh. Che forma ha? Un po' rotonda, però non ha una circonferenza definita. Che cos'è? O chi è? Una macchina. Cos'è questa macchia? Cosa ha provocato in te adesso? Chiedilo a lei direttamente. Chiedigli. Chi sei? Ansia, senza di mal di pancia. Ansia. Ansia, questa è la tua ansia. Ok, la paura l'abbiamo buttata via. Adesso c'è lo stesso con l'ansia. Ecco, già sai come fare. Fallo. E mentre lo fai, mi dici cosa succede.
Non buttate via. E adesso come ti senti? Insomma, come sì, ne però pesantezza qua. Petto? Sì. Guarda il tuo petto e dimmi cosa vedi. Tante macchie nere, boh. Quante sono queste? Otto. Chiedigli chi sono. Nessuno. Chi ti ha risposto? Non lo so. Non l'ho sentita, l'ha detto. Chiedilo a un altro. Chi sono? Sentimenti brutti. Oppressione, Sentimenti brutti, esattamente quali? smarrimento, paura, no, paura, dolore, sofferenza, Ok, qualsiasi. rifacciamo, li togliamo tutti? Potere Sì. chi è? Che Folk. vuoi fare? Tolgo. Già sai come fare. Prendili tutti con le tue mani energetiche e li togli via lì. Li porti fuori dal tuo corpo e li lasci andare finché non scompaiono. Tutti. E nel frattempo mi dici cosa vedi. Li ho attirati tipo come una calamita. E li ho buttati fuori. Guarda il tuo petto, c'è qualcos'altro? No. Adesso dimmi se c'è nel tuo corpo dove vedi l'insicurezza. In testa. Che colore Verde. Verde è? Da scura. quanto tempo è lì? 10. 10 10 cosa? anni. La vuoi tenere per altri 70 anni? Per No. quanto tempo la vuoi tenere ancora? Zero. Prendila, prendi sicurezza. E buttala via. Via. Beh, come ti senti adesso? Poi. Guarda dov'è la tua timidezza. Dappertutto. Di che colore è? Gialla arancione. È quel giallo che vedevi prima? Quello Sì. che tu confondevi per purezza? Bene, Sì. adesso sai che non è purezza, è timidezza. Cosa vuoi fare? Vado. Bene, fallo e dimmi cosa succede.
Fatto. Adesso guarda dov'è la gelosia. Nel cuore. Come la vedi? Rossa. Cosa vuoi farne? Vuoi tenerla lì? No. Cosa vuoi farne? Fatto. Già fatto? Già non c'è più? Ottimo, ottimo lavoro. Cosa ci manca ancora da togliere? Guardati nel corpo. Vedi qualcos'altro? Qualche No. altra attività, no? Beh, facciamo una prova. Adesso immagina una scena. In questa scena ci sei tu, davanti a tante persone. E tu? Devi parlare a queste persone da un palco. Sul palco e parla loro. Dimmi cosa succede e come ti senti. L'affronto meglio. Cosa fai? Prendo coraggio. Ottimo. Adesso cambiamo scena. Adesso vedi il tuo ragazzo che sta parlando con delle amiche. Cosa senti? Cosa succede? Vabbè, l'espressione del viso non mi sembra proprio una cosa brutta, eh? Anzi, mi sembra divertente, o mi sbaglio. Cosa? Che detto? Dico, dall'espressione del tuo volto non mi sembra una situazione brutta, mi sembra anzi divertente, no? Tu dimmi intanto cosa sta succedendo, cosa vedi? Mi incazzo proprio, che mi arrabbio, scusa. Ti arrabbi perché sta parlando con delle amiche? Allora non hai buttato via la gelosia. Penso che sì, l'ho fatto, però è intrinseca quella, però. Mentre vedi il tuo ragazzo parlare con delle sue amiche, guarda dove si forma la gelosia nel tuo corpo. Nella pancia. Come la vedi? Un vortice giallo. Facciamo una prova a toglierlo. Toglilo, buttalo via. O se vuoi darlo a me, lo butto io. Dimmi cosa fai. Hai buttato via la gelosia? Ok. Sì, te la consegno a te. Dammela, io me la porto via. Vai. Quando vedi che già non c'è più la gelosia, che è andata via, me lo dici. Ok. Adesso guarda il tuo ragazzo che sta parlando con le sue amiche. Succede? Un pochetto meglio, Un pochetto meglio significa che va male, va. No, che va un po' meglio di prima. no? Come ti senti? Più tranquilla. Sì. Dimmi se senti un po' di gelosia. Un pochettino sì. Allora non l'hai buttata via tutta,
Ora vedo un puntino, non vedo più un vortice, vedo un puntino. Manca questo da buttare via. Puoi buttarlo? Sì. Fallo. Quando hai fatto me lo dici. Fatto. Adesso c'è il tuo ragazzo che sta parlando ancora con le sue amiche. Tu che fai? Mi vedo che ci vado e gli dico e lo bacio. Ci vai e lo baci? E Sì. non senti nessuna gelosia? Adesso andiamo da un'altra parte. Adesso andiamo in un posto oscuro. Sei da sola in un posto buio. Come ti senti? Normale. Normale? Non hai paura? Non senti quella paura dell'oscurità? Ti senti quando hai accompagnato tuo cugino lì No, e ci sei. è come se guardo però, guardo perché devo guardare, ma non, cioè guardo in giro, però. Impassibile, Sì. no? Bene. Mi sembra che non ci rimane più niente, no? Come ti senti? Forte di Adesso dimmi, Jessica, se senti che c'è qualcosa che dobbiamo toccare ancora, o se sei pronta per ritornare. sì, sono pronta. Non ti manca niente? No. Niente da affrontare? Ti senti bene? Pronta per ritornare allora? Sì. Ok. Adesso ritorniamo. Lentamente. Ciò vuol dire che adesso tu ti stacchi da tutto. Sogni, persone, entità, luoghi, tutto. Adesso ascolti solo la mia voce. Adesso io ti riporto al presente, ti riporto qui con me al presente. E lo faccio contando dall'1 al 5. Mentre conto da 1 a 5, tu lentamente rientri nel tuo corpo, nella tua mente. Al tempo presente. Lentamente senti che il tuo corpo si alleggerisce. Diventa sempre più leggero. Puoi sentire i tuoi piedi leggeri. Puoi sentire i tuoi polpacci leggeri. Puoi sentire le tue cosce leggere. Adesso le tue gambe non sono più pesanti,
come prima, ma anzi sono così leggere che sembra stiano volando. Continua a ritornare, Jessica, lentamente. Cominci a sentirti sempre più tranquilla, sempre più serena, man mano che arrivi al numero 5, al presente. Senti una forza dentro di te che sta nascendo e ti senti riempire di luce, di pace, di serenità. E la sensazione è meravigliosa. La sensazione è stupenda. Puoi sentire tutta questa felicità in ogni cellula del tuo corpo. Adesso anche la tua schiena si fa leggera. Tutto il tuo busto si fa leggero. Ed anche le tue braccia e le tue mani. La tua testa. Adesso sei completamente leggera e ti sembra di volare. Stai volando. Ti senti così bene, così leggera, così tranquilla, che ti sembra di volare. E la sensazione è sublime. È stupenda. E ti senti meravigliosamente bene. Una sensazione che conserverai sempre. 4. Lentamente rientra al presente. Rinata. Senza paura. Senza gelosie. Senza insicurezze. Completamente nuova. Felice di aver aiutato il tuo cugino a raggiungere la felicità, a lasciare il tormento. Buongiorno. Come stai? Come Bene. ti senti? Come ti senti rispetto a quando, a prima di cominciare la sessione? Tranquilla. Più tranquilla, più rilassata, più... O meno quanto tempo è passato senza guardare l'orologio? Che hai già guardato. Non lo so, Vabbè, 2 ore. è Dimmi. 1:20. Un'ora e 10 di close. Cosa ricordi? Tutto. Tutto. Però se mi dici tutto, Cosa? se tu dici tutto, significa che quello che tu ricordi per te è il tutto. Però se c'è qualcosa che non ricordi, non lo sai. Ricordo è fatto di mio cugino, ricordo è fatto del sogno, dei sogni, tutto quello che c'è stato in ipnosi. Com'è stata l'esperienza? Stata emozionante, soprattutto quando ho rivisto mio cugino. Com'è stata la comunicazione con lui, telepaticamente? Non c'è stato bisogno neanche di parlare. Ecco, spiegalo a chi sta guardando il video e non capisce come può esistere una comunicazione mentale telepatica. Tu cosa senti?
A me nella vita quotidiana, reale, mi capita con le persone, con gli animali, è una cosa mia, di capire le persone solamente guardandole. E nel sogno non c'è stato bisogno neanche di parlare. Abbiamo parlato nell'ipnosi, sì, però telepaticamente. Però guardando negli occhi uno capisce se è triste, se uno è felice, se uno è scontento. Basta guardare gli occhi delle persone. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? Quindi. Quando lavoravi con le tue energie, Sì. sentimenti, come visualizzavi la scena? Vedevo me come una sagoma, io mi vedevo la sagoma e vedevo i vari colori e forme. E quando modificavi un'energia o quando la eliminavi, cosa? Cosa sentivo? Che avevo nelle mani tipo una calamita, che le attiravo e le mandavo fuori. E dopo come ti sentivi? Meglio. Sentivi la differenza? Adesso Sì. Lo sento soprattutto come ti senti? ora. Serena, tranquilla, riposata, beata. Tu consiglieresti questa esperienza di ipnosi via Skype a chi guarda il video? Non sono tutti che capiscono l'importanza. Quindi non posso dire alle persone che non si sentono di farlo, fallo. Secondo me bisogna essere portati per farlo. Infatti le persone che vengono da te penso che sono loro a cercare te, perché sentono questa necessità di farlo. In questo Quindi, consiglieresti di farlo? certo, certamente. È anche un'esperienza che uno fa, cioè magari per capire. E com'è stare in ipnosi? Tu hai fatto qualche ipnosi prima d'ora? Hai Cosa? fatto qualche ipnosi prima d'ora? No, Poi mai. la come ci si sente in ipnosi? Spiega a chi sta guardando il video. Cosa si sente in ipnosi? Bene, è come se stai ricordando, come se stai sognando. Cioè, non è niente di che, cioè, non è niente di traumatico, niente di negativo, anzi. Anzi. Tu ti aspettavi che fosse così? Hai Sì. perso la coscienza in qualche momento? No. Sei stata sotto il mio potere per qualche momento? Se ti No. avessi chiesto di buttarti dal balcone l'avresti fatto? No, tutti hanno paura che, boh, è come se dicono, se hanno paura di dire la verità, non lo so. No, no. Quindi permetti e autorizzi che questo video vada su internet e su altri mezzi di comunicazione? Sì, però come hai detto tu, con l'oscuramento. No, però tu mi hai detto senza oscuramento, eh? No, sì, con. No. Cioè, tu non vuoi che il tuo viso venga visto. Che peccato. Vabbè, io avevo capito che non volevi l'oscuramento del volto. No, meglio di sì. Va bene, Per ok. vari motivi, sì. Mi sembra più che giusto. D'accordo. Allora, Jessica, salutiamo i nostri amici. Io ti saluto da Madrid. Ciao, Calogero. E tu mi saluti, ci saluti dalla nostra bella Sicilia. Ciao. Ciao. Noi ci teniamo in contatto comunque, quindi. Adesso io stacco la registrazione e rimaniamo un attimo noi in linea. Ci saluti.